Si parte da Monte San Vito a Isola Fossara, marchio on the road. Ragazzi, in questo giro passeremo per i vari paesini della provincia di Ancona. Per primo passeremo per Morro d'Alba, per proseguire dopo per Belvedere Ostrense. Da lì arriveremo a Monte Carotto e proseguiremo fino in fondo a Genga. Passeremo su San Vittore di Genga e di là diretti a Isola Fossara. Buona Pasqua! Ah. Thank you.
Bene, siamo arrivati a Isola Fossara dopo un bellissimo giro che vi pubblicherò. Presidente che è qua a ci va sempre sempre da me. Era appunto il riferimento. Sì, capito. Infatti loro vanno mai con la grazie a me, mi hanno eletto al loro successore. Che Isola Fossara fino a poco tempo fa, se la conoscevi eri parente di qualcuno di qua. Perché se no non la conosci. Non la conoscevi. E purtroppo è un peccato perché abbiamo delle potenzialità immense. Anche il panorama stesso che abbiamo, toglie il fiato. E ci sono piccoli cenni nella storia che vorrei raccontarvi. Tipo la Divina Commedia. Hai letto, no, che c'è bello sul marmo scritto tra due lingue d'Italia sul Gonzassi. I sassi sono questi. Qua è la natura, comanda la natura su tutto. Qui ancora senti tutte e quattro le stagioni sulla pelle e raccontate che comunque noi qui ci rendiamo conto che c'è un mese di ritardo. Anche Aleandro e darsi che arriva anche Patrizio. Signore, le zavorrine. Perché era specifica della vorrai, la vorrai. È un modello che è uscito che. Cantiano, Cagli e Pergola. A Pergola prendiamo il caffè. San Lorenzo in campo, se fermiamo andiamo appena a te. Cerca! Leopardi! Appunto! No, come Leopardi! Sì, no, ma chi è che l'ha cantata? Io non faccio le leopardate perché. Fiorello! Fiorello! No, no, questo è Giacomo Leopardi. Fiorello ha fatto la canzone. Fiorello ha fatto la canzone. Sai tu si è allentato qui? Questo si è. Ah, ecco, ecco, basta tirare queste. Questa. Isola! Ah, devi tirare qua e qua. Ecco. Ciao, grazie di tutto!
tutto il pezzo che vi ho fatto fa, sì. Il praticamente arrivava a far conto che a metà. Dopo siamo avuto la fortuna che c'era i vigili del fuoco, quando mi ha visto, mi ha fuori dalla strada, per quando siamo fuori. Ah sì? Là, tutto il pezzo che avevo fatto fa, là c'era mezzo metro. Quella lì è l'ingresso che avevamo fatto da quando, dove c'era la deviazione, sì. Lì era andato di fuori, c'era mezzo metro di fagna. Sì, quindi erano tutti fuori. La piazza del Cantiano era fino al bar lì, visto? Ma manca adesso ci sono. Ancora no, Io ho visto in televisione. Fa la deviazione sì, per passare fuori perché non ci manca. Io ho visto in televisione i tronchi, le macchine. Qui, io torniamo a vedere la cosa. Tutta la strada che ti ho fatto fare era tutta chiusa, era interdetta. Perché non crollava, non c'era il fango. Allora io l'ho fatto a palla. Sai qual è il controsenso? Era un po' caotico, però non c'è segreto. Sai qual è il controsenso? Che adesso non c'è un goccio. Oh, e il fossetto, l'hai visto quanto è grosso? Non c'è più l'acqua. Cioè, è fuscito. Prima l'acqua correva sopra, no? In ogni fiume. Comunque, Gabriele, io anni fa allora le feci fare quella strada. L'avevamo fatta quando avevamo mangiato lì a Frontone. A me l'ha chiusa. Quando c'è stata l'alluvio, questa era l'unica. Eravamo tutti lì sopra il ponte a guardare quello nuovo. Ha sistemato tutto. È romano? Allora, quel giorno che ci sono venuto, proprio presto dopo l'alluvio, praticamente questo aveva una pianta, cioè una pianta grossa che si era fermata chi cima chi, così impiccata dentro la mura. Quello che è quello nuovo, tutto tappato a bestia. Io dico una roba, no? Se i romani l'ha fatto un po' più alto il ponte, ci sarà un motivo. Te lo fai nuovo che ti piace un colpo, fai e non ti dico tanto. Allora non hai capito che c'è la crisi dei soldi per cemento, l'ha fatto più basso, no? Questo era un disastro qua. Sì.
Bene, siamo arrivati al prossimo giro. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi al canale.